È lunedì e quindi arrivano le canzoni travisate che sapete potete segnalare a a.prevignano@dj.it con oggetto canzoni travisate, link se è possibile alla canzone e secondo esatto. E il Previ vi consiglio di mettere una travisata più strutturata rispetto a minchia qua dice bidet. Però almeno un paio di parole. Attenzione, se non sentite subito la vostra travisata, non è detto. Oggi, perché? Per esempio, ne abbiamo riesumata una del 2020. Perché? L'hanno persa. Perché è bella. Perché non l'abbiamo fatta questa? Quindi, loro hanno un archivio, capito? Come i musei, no? Sapete che a volte le cose più belle stanno nei magazzini. Noi così con le travisate. Quanta roba abbiamo? Ne abbiamo circa 100. 100. 100 da parte. 100 da parte che le usiamo. Che potrebbero essere utilizzate. Quindi, buona qualità. Abbiamo risolto. Potremmo arrivare al 2027 senza fare più. Previ, non lo dovevamo dire. Ma sì. Grande lavoro che fanno ogni giorno. Sti fan cazzisti. Prego. Sono tutte nuove. Brian Adams, Somebody, che è versione live. Non mi ricordo il travisatore, ma ve lo dico. Dopo una notte brava che quelle di Puff Daddy sembrano le feste del Grest, la signora Adams arriva a casa del figlio. Guarda qui, guarda che disastro, disgraziato di un disgraziato, tutto rotto, tutto sporco, tutto sotto sopra, qui ci vuole un'impresa di pulizie, ci sono le impronte sul soffitto, ma cosa avete qui? Guarda, chi ha sradicato il lavandino? Ci abbiamo fatto la sangria, mamma. Ma ti spezzo le braccia, imbecille che non so. Vieni qua, guarda che cosa. Prende per l'orecchio, e questo che cos'è? Avete usato la farina per fare le orecchiette? Dice mamma Adams, notando un rigone di disonesta sul tavolo. Bel rigone, certo. Devi farci conto. E il povero Brian, per discolparsi, mica è colpa sua, dice: sarà stata Madonna. Così, accuse gratuite. La scarica a barile. Così, essendo italiano d'origine, ha fatto le orecchiette. Duo fascinoso, Travis Scott, Sloppy Toppy, featuring Migos, Pee Wee Longway. È bello perché quando fanno i concerti a Roma al Circo Massimo, l'ultimo appunto di David Gilmour, intervistano sempre, diciamo, le persone che abitano lì. Com'è andata? No, guardi, rispetto a Travis Scott è andata benissimo. Che è successo? Non c'eravate voi? No, ma dice scossa che di terremoto. Assurda, ma veramente? Assurda, cioè, veramente. Assurda. I bassi che pompano. Metropolitana di Cortusi a Milano. Migos, sta attento, dice Travis Scott a Migos. Carta vince, carta perde. Questo è l'asso di cuori, che la vedi. Sì, carta vedo. Vince, carta perde. Stai molto attento, l'asso sta qua. L'asso sta qua, lo vedi. Ecco, dove sta l'asso? E questo, dice Migos. Bravissimo, hai vinto 50.000 lire. Allora è facile. Voglio giocare anch'io, dice Pee Wee Long. Punto un milione. Ha visto il signore ha vinto. Punto un milione. Molto bene, signor Longway. Carta vince, carta perde. Questa è l'asso di cuore. Carta vince, sta molto attento. L'asso sta qua. E mo l'asso sta qua. Ecco qua. Dove sta l'asso? È qua. E qua! Ma manco per il cazzo, sta qua. Arrivano gli sbirri, andiamo. Prendono il tavolino e se ne vanno via. E poi lui rimane come un pirla, anche incazzato. Ha perso un milione. Ma Travis Scott, prima di fuggire, lo consola e dice: Non rosicare. E dai. Con quello che guadagni, Che sia. Quindi tu mi stai dicendo che quella è una truffa, ma penso. Non ci si può fidare neanche più di quelli che fanno il gioco. Non è un gioco di destrezza. Gaetano. Main Street Gospel Ready to Shine. Gruppone psichedelico, molto figo, americani. Barry Dean dei Main Street Gospel telefona a Tom Jones. Senti Tom, dammi qualche consiglio perché mi dicono che sono troppo rude e insensibile. Beh, dice Tom Jones, innanzitutto devi imparare l'arte dell'empatia. E che cazzo è? Già innanzitutto modera il linguaggio, impara ad ascoltare. L'empatia è la capacità di comprendere e sentire ciò che un'altra persona sta vivendo. Mettersi nei panni dell'altro. Ma non basta, è necessario anche il contagio emotivo che può determinare azioni e comportamenti di soccorso e aiuto. Si vede in difficoltà. Aiuto. Vabbè, grazie Tom, e riattacca. Manco farlo apposta, arriva la moglie di Barry Dean. Barry, non sto tanto bene, mi dai una mano a sollevare queste 16 casse di acqua frizzante? La reazione inizialmente è rude, perché lui è rude, ma poi Dean cerca di metterci una pezza e dice: vaffanculo, vedi che c'hai? Vaffanculo.
vedi che c'hai. Però poi diciamo ritorna più miti consigli, sì, cioè. È Roma, ragazzi, tra pochissimo torniamo con Moby e intanto vi lasciamo con uno dei dischi più belli al mondo. Arrivano i Propaganda, questo è Duel 843 Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. 1985, che meraviglia, le 8.47 su Radio DJ, abbiamo tempo per un paio di travisate e poi ci salutiamo. A te la parola, Previ. Allora, quella di Bryan Adams era di Ale Dal Monte. Ale, certo. Diamo a Cesare. Allora, ripartiamo con Gialagro 75, Moby, Why Does My Heart Feel So Bad? Scusami, Gialagro come il personaggio del Hobbit, non lo conosci? Sì. Sei sicuro? No, di Sormaldorf. No. Figlio di Andalfer. Come si chiama la serie quella in cui il nano muore? Ah, il Signore degli Anelli. Sì. No, non era quella. No, era il Trono di Spade. Avevi fatto peggio perché nel Trono di Spade ricordo che ce n'è solo uno. Solo. E non muore comunque. Certo. Se lo state per vedere, muore. Non sta bene, diciamo. Ehi, raga. Prenoto il campo centrale per stasera, ci facciamo un torneino di tennis, match 2 su 3, vai, una cosa agile, poi doccia, pizzata, tutti insieme, ma come stiamo bene, quando stiamo tra di noi maschi, perché certo. Una cosa agile, appunto, dai che ci divertiamo. Ascolta, Moby, dice Fatboy Slim, volevamo dirti, insomma, non sappiamo un po' come dirtelo, tennis però non va più come non va più di moda? È l'impresa di Sinner, la rinascita del tennis italiano, i grandi tornei, il Six Kings Slam, i gesti bianchi, eccetera, eccetera. Sì, va tutto bene, però no, non ditemi che anche voi siete caduti nella trappola del calcetto. Oh, giovedì calcetto, che tristezza, siete degli americani medi. Che schifo. Americani calcetto. No, ma... Neanche i campi. No, Moby, non si tratta del calcetto, noi andiamo a giocare e prima che Fatboy Slim possa dire qualcosa, Moby lancia il suo grido disperato e dice: il padel no, il padel no, il padel. Spettacolare, ragazzi! Ad libitum! Sì, tutta così adesso. Il padel sì. E poi, per concludere, Simone Papini, Kraftwerk, The Robots. The Robots. Già ride, Patrizio, e che è? The Robots. E che fa ridere? Sentiamo. È bella strana. Qui dice il padel robots. Ok. Si procede alla discussione sul punto, varie ed eventuali, dice l'amministratore, il dottor Dre. Qualche condomino vuole avanzare sue considerazioni e rimostranze? Sì, ecco, alza la mano. Sono geometra Tuminello del terzo piano, solo per porre un problema di decenza e buon costume, lo dico qua. Il dirimpettaio della palazzina B, signor Ralph Hutto, dei Crafter, che è solito la mattina, quando si sveglia alle 6.30, aprire la finestra, denudarsi e accendere il camino. Tutto nudo. Mi perdoni. Ma perché? Mi perdoni, Tuminello, dice l'amministratore, il dottor Dre. Ma pure lei, che alle 6.30 osserva il condominio perché si denuda. Insomma. Guardi, non è la nudità, dice Tuminello, mi turba. No. Fa il modo in cui alimenta il fuoco. No. E come lo alimenta? Allora, dottor Dre si rivolge a Hutter e dice: signor Hutter, che fa nudo la mattina? Candidamente risponde: che faccio ignudo ogni mattina le prime renze nel camin. The robot. Io vorrei capire il segnalatore come è riuscito a sentire questa frase. Ripetimi la frase, bravi. Che faccio ignudo ogni mattina le prime renze nel camino. Le prime renze.
immagine spettacolare. Alimentare il focherello. Ma poi parla così anche il signor. We are the Rose. Aspettate. Avevamo parlato due volte, ci amavamo già da 30.